giving up. It's hard to do when you really love someone. La regina del canto jazz, Dee Bridgewater, è tornata a calcare il palcoscenico di Fano Jazz by the Sea con un'esibizione alla Rocca Malatestiana. Nel concerto ha proposto il suo progetto Memphis, coadiuvata da Curtis Pulliam alla tromba, Brian Lockhart al sassofono, Charlon Johnson alla chitarra, Del Smith al pianoforte e all'organo e Barry Campbell al basso, oltre che Carlos Sargent alla batteria e Charis Norman e Chantel Norman Betty ai cori. A Fano, Dee Bridgewater è di casa e ogni volta si propone con un progetto nuovo. Questa volta è stato il turno di Memphis, sentito omaggio ad una delle città più musicali degli States e una delle culle della lotta per i diritti civili dei neri d'America. Città che a Dee Bridgewater ha dato i natali e che a lei è sempre rimasta nel cuore. Siamo arrivati al quinto giorno di questo festival che sta andando benissimo, devo dire che le proposte musicali sono piaciute tantissimo e questa è la cosa che ci piace. Tra l'altro l'altra cosa a cui tenevamo molto è il Jazz Village, con tutte le attività, con questi allestimenti green, questo messaggio positivo che vogliamo dare, è andato bene, partecipato, ci sono un sacco di giovani e meno giovani che dal mattino fino a tarda notte popolano questo villaggio completamente in legno. Insomma, sono 5 giorni che viviamo un'atmosfera assolutamente buona, assolutamente positiva, con grande musica, grandi personaggi. Questa sera è il momento più alto del festival, perché abbiamo la regina del canto jazz, che è appunto Dee Bridgewater, in un progetto particolare che si chiama Memphis, è la sua città natale. E tra l'altro ricordiamo che Memphis è anche la città natale di Elvis Presley, è una città dove si è fatta la storia della musica, del soul, del jazz, e quindi lei ha voluto ritornare alle sue origini, a riscoprire quelle che sono i suoi linguaggi primordiali di quando era bambina, di quando ascoltava la radio, di quando suo padre le insegnava le prime note di jazz, e questo è un omaggio a questa città musicale. Poi abbiamo naturalmente una serie di altri concerti, segnalo quelli degli Young Stage. Stasera per esempio abbiamo Roberto Negro e Emile Parisien insieme a Michele Rabbio, un trio fantastico. Poi da questa mattina la Mosaico, questi 40 bambini che lavorano in questo campus musicale, che danno il senso di quello che è il futuro, insomma una serie di grandi attività musicali che fanno onore a questo festival.